apprezzato anche in questo luogo la casa delle imprese e dei consumatori perché ci è piaciuto molto. Adesso sentiamo invece qual è la sintesi del rapporto che viene presentato quest'anno. Naturalmente il compito lo assegniamo al professor Fabio Bassani. Invitiamo, grazie. Io ringrazio tutti, ringrazio gli ospiti, ringrazio anche Consumer Forum che è complice con noi di questi studi annuali che partono sempre da qualche parte, non si sa dove arrivano e poi quando hanno risultato anche al limite del provocatorio ci seguono fino in fondo perché poi la ricerca è giusto che sia così. La professoressa Rossi Carleo, che è il coordinatore storico di questo gruppo, ha posto un po' i temi che abbiamo affrontato, come ci siamo posti, cioè tentando di affrontare quello che abbiamo chiamato un trilemma, il rapporto tra investimenti, quindi necessità di risorse per le infrastrutture, tutela della concorrenza, che in un momento di crisi è sempre subordinata appunto agli investimenti. Guardate quello che succede nell'Unione Europea in relazione alle banche, al diritto di Stato, anche ai servizi di interesse economico in generale. E poi il terzo corno del tema, che è quello che più ci interessa, quello delle tutele dei consumatori, cioè le tutele che fine fanno in questa fase storica in cui in fondo le risorse sono scarse e quindi in qualche modo vanno allocate, ma come stiamo vedendo quasi mai a tutela del consumatore. E siamo partiti da questa analisi, però l'abbiamo affrontata in modo originale, cioè non affrontando i tre temi, i tre corni del trilemma singolarmente, ma in modo trasversale, come è giusto indagare questi fenomeni. Per cui nella prima parte della ricerca trovate l'impostazione del tema, nella seconda parte che è stata curata dai colleghi di Cecco Lazzara trovate l'individuazione dell'analisi fisiologica dei diversi mercati e nella terza parte, quella patologica, coordinata da Paolo Valenzite, trovate un po' il precipitato, cioè come i consumatori riescono a individuare e a trovare tutele in questo ambito. E qual è stato un po' il risultato della ricerca che sintetizzo qui senza starmi a dilungare, poi potete trovare nel rapporto un po' tutti i dettagli. Abbiamo individuato i quattro elementi di cui parlava la professoressa Rossi Carleo, cioè quattro ambiti in cui questo trilemma può trovare unità, cioè quattro ambiti in cui le tutele dei consumatori possono comunque trovare una garanzia anche in questo ambito, in questo momento particolarmente frammentato. E ce lo siamo posto quindi a quattro livelli. Il primo è stato quello normativo. Ci siamo detti, ma in questo momento, in questa fase storica in cui di fatto si propone nuovamente in modo diverso il rapporto tra concorrenza e regolazione, che qualcuno ricorderà era il tema degli anni 90, prevale l'una, prevale l'altra, una generale, una speciale, prevale la regolazione in una prima fase e poi torna la concorrenza ad operare in modo pieno perché la regolazione non è più necessaria. Ma il tema oggi si pone in modo diverso perché è più complesso, non è più un rapporto tra autorità della concorrenza e autorità di settore, è un rapporto tra le autorità tra loro, ma tra le autorità nazionali e quelle europee nel sistema regolatorio della società indipendente, è un rapporto tra autorità e governo che diventa sempre più specifico, un rapporto con la Commissione Europea, cioè una rete di relazioni e rapporti che rende appunto questa risposta alla domanda un po' più complessa. E la risposta che abbiamo trovato noi al termine della ricerca è una risposta un po' diversa da quella che viene fornita abitualmente oggi a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, no? Che individuano un rapporto tra autorità della concorrenza e altre autorità di settore in un modo, in una relazione di generalità e specialità. Si dice prevale la norma di settore quando è così completa da assicurare un ordinamento pieno e quindi non residua nulla per il diritto alla concorrenza. In tutti quanti gli altri casi c'è un rapporto di concorrenza tra le autorità. Bene, abbiamo studiato un po' come questo rapporto, così come è stato qualificato dal Consiglio di Stato, potrebbe evolversi e realizzarsi in concreto. Abbiamo concluso che in realtà non è la soluzione più ragionevole. La soluzione più ragionevole al giorno d'oggi è un'altra, cioè quella di abbandonare un po' la superstizione del rapporto tra norma generale e norma speciale, perché le autorità di cui stiamo parlando sono autorità di direzione europea.
nel diritto dell'Unione Europea il rapporto di specialità non è quello che guida le istituzioni, la guida è il principio di sussidiarietà, è il principio di prevalenza del diritto dell'Unione. E quindi applicando questi principi abbiamo trovato che in fondo queste relazioni tra le autorità, quindi sostanzialmente tra l'autorità della concorrenza e le altre autorità di settore, dovrebbe essere guidata da un altro principio, ovvero quello appunto della prevalenza, ma non della specialità, in base al quale in tutti i casi in cui le autorità di settore forniscono una garanzia che raggiunge un livello minimo di tutela per il consumatore, perché la questione l'abbiamo affrontato sul piano del consumatore, bene, in questo caso le autorità di settore sono chiaramente contraddette. Laddove nella disciplina di settore questi principi di tutela minima non sono garantiti, torna in gioco l'autorità della concorrenza, ma non in quanto residuale, ma in quanto sussidiaria, perché questo è il principio in base al quale operano appunto le autorità secondo le norme dell'Unione Europea. Allora, se questo è vero, qual è la soluzione? La soluzione deve essere in primo luogo su un piano normativo, ovvero tornare all'unità del codice del consumo. Non lo diciamo solo perché non è stata uno degli artifici di questo codice, ma perché questa unità sistematica che si aveva appunto pochi anni fa, adesso ormai si è frammentata in tutta una serie di codici che probabilmente non sono non dicono nulla dell'unità del sistema. Probabilmente c'è bisogno di una norma che qualifichi questo principio in un modo un po' più sistematico di come possa fare la giurisprudenza, perché evidentemente poi affidare la regolazione di settore a principi giurisprudenziali comporta gli inconvenienti che stiamo vedendo, cioè la giurisprudenza poi cambia a seconda dei casi, perché il giudice questo fa, valuta il caso concreto. Su un secondo livello abbiamo provato a mettere in rilievo questi tre corni del dilemma e cercare di capire come le autorità tra loro possono comunque, anche in assenza di una soluzione normativa, trovare una soluzione, quantomeno ridurre le criticità del sistema attuale. E perché diciamo questo? Perché in Europa alcuni esempi in questo senso cominciano a essere applicati, anche in modo efficace. Abbiamo fatto il caso, sia nel rapporto dell'anno scorso che in quello di quest'anno, delle autorità europee nel settore finanziario, no? Quindi lei, il Palesma l'EBA, che hanno coordinato l'attività al loro interno in materia di consumatori, cioè queste tre autorità di nuova costituzione hanno creato delle sottocommissioni che si occupano appunto di tutela del consumatore, certo in mercati contigui e in settore in aria, però affrontano il tema in modo unitario, fanno consultazioni in un modo di nuovo con una commissione unica, per cui cominciano a dare unità a un tema, quello della tutela dei consumatori, che in realtà in quei tre mercati veniva considerato in un modo separato. Ora ci rendiamo conto che un conto è affrontare il tema con tre autorità di nuova costituzione in mercati contigui per casi analoghi, e un conto è proporre questo in Italia quando abbiamo autorità che sono nate alcune autonomamente, alcune sono di origine comunitaria, tempi differenti, con poteri significativamente differenti, quindi ci rendiamo conto della difficoltà, però probabilmente le tutele, quindi anche la tutela dei consumatori in questo ambito potrebbe trovare una soluzione più armonizzata qualora ci fosse un coordinamento tra queste autorità. Coordinamento che può realizzarsi tranquillamente a livello di un accordo che sia un accordo multilaterale che consenta alle autorità di riunirsi periodicamente, individuare i temi comuni, prevenire eventuali patologie del sistema, insomma creare una sorta di rete dei regolatori nazionali che non va a sostituire la rete dei regolatori europei, cioè la rete che ogni regolatore ha con gli altri regolatori di settore nell'ambito europeo e poi con la Commissione o con gli autori europei, ma si va ad aggiungere e va a creare un tessuto connettivo nel nostro sistema che sicuramente può essere d'aiuto.
quello che stiamo dicendo è che forse c'è una possibilità, un'esigenza concreta, di armonizzare il modo in cui ciascuna autorità armonizza la tutela dei consumatori, cioè creare una sorta di autoregolazione dei regolatori che è chiaramente compatibile con la normativa vigente e che probabilmente può intervenire per prevenire alcune patologie del sistema che stiamo affrontando. Questo del resto è un tema che le autorità stanno affrontando tutte quante, quasi tutte, al loro interno. Perché? Perché siccome il sistema si sta evolvendo, abbiamo la nuova autorità di trasporti che è appena nata, che ha già in luce affrontando questa esigenza. Parliamo di una necessità di tutelare i consumatori in settori disparati che vanno dai porti, agli aeroporti, alle strade, alle ferrovie, al servizio pubblico locale, fino ai taxi. Ma anche le altre autorità hanno questa esigenza oltre di armonizzazione del tema al loro interno. Pensate solamente alla GCOM, che ha competenze anche in materia postale, e immaginate già semplicemente le procedure di conciliazione che sono così diverse. L'autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha competenze nel settore idrico che è disciplinato in modo molto più generale, laddove ad esempio anche le carte dei servizi non erano monitorate fino all'attribuzione della competenza all'autorità, che comunque non sono conosciute e in cui le procedure conciliative sono significativamente diverse. Quindi sono esigenze che obiettivamente sono già all'interno delle autorità e laddove non lo sono vengono come istanze forti dal mercato. Faccio riferimento alla Consob e ad esempio uno di questi temi di questi ultimi mesi è il regolamento sul crowdfunding, cioè un tema su cui la Consob è intervenuta creando una disciplina che probabilmente diventerà un benchmark in Europa perché siamo i primi ad intervenire in tal senso, e però chiaramente non è una disciplina completa perché tutta una serie di altre tematiche devono essere regolate dal legislatore o eventualmente dalle altre autorità che saranno competenti, che ad esempio in sede di conciliazione in crowdfunding dove si va dalla GCM, se una pratica commerciale scorretta, piuttosto che dalla Consob, piuttosto che dall'ABF, cose che vanno appunto disciplinate e regolamentate, ma in un modo coordinato. Questo per noi è importante, questo coordinamento su un secondo livello, perché consentirà alle autorità probabilmente di creare delle esperienze comuni che poi saranno a nostro avviso riprese anche in ambito europeo. Questo già avviene. Vi faccio un esempio che non riguarda questo secondo livello ma il terzo che abbiamo individuato, cioè il tentativo di creare una maggiore omogeneità nei rapporti tra operatori in un sistema che ormai sempre di più è diversificato e quindi si va orientando verso una pura regolamentazione, un'altra regolamentazione, cioè una regolamentazione che è negoziata con le autorità nel primo caso e solo tra gli operatori nel secondo caso. Ebbene, questa spinta dell'Unione verso un'altra regolamentazione sta in alcuni casi paradossalmente ingessando il sistema. È quasi una paura della libertà degli operatori che di fronte alla possibilità appunto di intervenire sul mercato con norme autoregolate lo fanno in modo molto prudente e quindi bloccano i mercati con delle potenzialità che vengono limitate. Faccio un esempio limite che così evidenzia il paradosso. Nell'ambito delle comunicazioni elettroniche l'Unione Europea ha consentito l'autoregolazione degli operatori nel settore del product placement, in ambito televisivo. Bene, questa autoregolazione è talmente estrema che non è negoziata né con l'autorità né tra gli operatori, ma è negoziata dall'operatore con se stesso. Ogni operatore costituisce il proprio codice, lo pubblica e poi è tenuto a rispettarlo. Ebbene, questa è stata una regolazione talmente estrema che oggi gli operatori stessi chiedono all'autorità un coordinamento. Non è coregolazione, non è un'autoregolazione semplice, è un'autoregolazione coordinata, perché diciamo ormai il terzo mondato, ma non di genere, non pensiamo molti. Ma perché questo? Perché c'è necessità anche dal mercato, pensare al mercato, di coordinare. Coordinare le regolazioni, coordinare le forme di tutela. Indubbiamente il caso della tutela dei trasporti, che è appunto di nuova istituzione, sarà interessante perché
il primo momento in cui tutte queste esigenze in settori così diversi devono essere tutelate. Probabilmente questa esperienza di un osservatorio di questo tipo che coordina l'autoregolazione potrebbe essere utile, sicuramente però è una esigenza che il mercato deve perseguire, cioè gli operatori stessi devono andare verso un coordinamento dei codici di autoregolazione, delle carte di servizi, perché altrimenti il sistema è troppo disaggregato, troppo sommetto. L'ultimo livello, però giusto in chiusura, è quello della situazione dei consumatori, perché proprio grazie a Consumer Forum stiamo elaborando tutta una serie di strumenti che consentono anche alle associazioni di rendersi parte diligente per ottenere appunto un coordinamento a un primo livello, a un secondo livello, a un terzo livello tra operatori, perché è una presa di responsabilità che le associazioni di consumatori devono prendere, nel senso che questa frammentazione verso la quale stiamo andando costituisce un danno non solo per il mercato, non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto, visto che siamo in questa sede, per i consumatori. Grazie.